Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere venuti, grazie al Milano Music Week. Io sono Davide Pogliani di Rocolla e vi introduco al panel Live Music Events, come promuovere gli eventi di musica live e ingaggiare la generazione Z su TikTok. Panel presentato da Ticket One. Vi presento gli ospiti, i protagonisti di questo panel. Elena Malena, Team Leader Digital Marketing di Ticket One. Buongiorno Elena, grazie di essere qua. Giorgio Retino, Marketing E-Commerce Director di Ticket One. Giorgio, buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno. Grazie di essere qua. Ed Eliana Salvi, Founder e CEO di Cosmic. Ciao Eliana, buongiorno. Ciao a tutti, piacere. Allora, benvenuti. Grazie. Il tema è esplicito, è la musica dal vivo, ma la musica dal vivo trattata su un ambito che con la musica dal vivo di solito, almeno un ambito che solitamente non viene associato alla musica dal vivo, che sono i social, più precisamente TikTok. Sappiamo che la musica dal vivo è un comparto che sta andando molto bene, in questi giorni abbiamo sentito i dati che hanno sciorinato le associazioni contenuti nel report di CI pubblicato qualche settimana fa, però c'è di più. Giorgio, questi dati vanno saputi leggere, ma ci sono delle cose che i dati non dicono, almeno che non dicono esplicitamente, ma che voi avete intercettato. Sì, assolutamente. Facciamo un passo indietro, guardando i numeri naturalmente del 2022, ma anche quello che noi abbiamo osservato in un anno molto particolare, che è stato il 2022, di cui in parte non ci ricordiamo quasi più. In realtà il 2022 ha visto atterrare oltre 5 milioni di biglietti da noi venduti nel 2019 e realizzati sì, effettivamente nel 2022 come live events, e nello stesso tempo la partenza di nuovi eventi in vendita, ovviamente al finire di una pandemia e di una costrizione naturalmente che ci ha visto non poter andare agli eventi live in particolare, in cui si è manifestato immediatamente, al di là dei dati che abbiamo intercettato dopo, ma il primo sentiment, e mi ricordo un febbraio 2022 quando aprì il tour di Blanco con tantissime persone collegate in maniera anche stupefacente per noi, essendo un periodo ancora di chiusura, e dei volumi di accesso collegati ai dati degli utenti che poi effettivamente hanno acquistato quei biglietti relativi agli eventi di Blanco e di altri artisti poi in successione, molto diversi da quelli che avevamo osservato in precedenza. Il 2019 si era chiuso con una forte prevalenza sempre dei millennials come cluster di acquirenti dei nostri biglietti. Sappiate ovviamente che diciamo la conoscenza degli utenti da parte nostra avviene principalmente sul canale online. Siamo un'azienda nata nel 98 e quest'anno festeggiamo i 25 anni e li abbiamo già festeggiati, esatto, di attività in Italia. Questi dati si sono collegati in realtà a un grosso cambiamento che abbiamo poi cercato di trasformare in strategia diversa rispetto al passato, ovvero l'aumento della generazione Z in termini di acquirenti, combinata col fatto che naturalmente ci distingue da un punto di vista di osservatori agli eventi, cioè poter vedere effettivamente agli eventi quali sono le persone che partecipano all'evento, quindi non sono solo gli acquirenti, ma sono coloro che effettivamente vanno agli eventi stessi. Che pagano, ma soprattutto partecipano. Perché vanno, per esempio nel 2019, tour eccezionale di ultimo nel luglio 2019, c'erano molti più genitori a comprare i biglietti per i partecipanti più giovani. Nel 2022 abbiamo iniziato a osservare che questa aumento in superficie degli acquirenti della generazione Z si è fortemente concentrato nell'ambito del live entertainment, in particolare della musica, come i dati SIAE dimostrano da un punto di vista dei dati. Prego Elena. Sì, credo che questo sia un po' anche in linea con quello che è la caratteristica tipica della Gen Z, cioè è una generazione che comunque è fortemente orientata ai consumi più che al risparmio, e sicuramente è una generazione che predilige l'acquisto di esperienze rispetto a beni fisici e beni di lusso come magari è per i millennials. Quindi questo è assolutamente in linea con lo scenario che abbiamo visto, quindi di acquirenti sempre maggiori, certo, di questa fascia d'età. È un aspetto questo che ha fatto emergere nuove necessità, quindi, dal punto di vista dell'azienda e del rapporto con la clientela.
Assolutamente sì, perché noi storicamente, diciamo come strategia comunicativa, abbiamo adottato una comunicazione basata sugli eventi e trainata in modo particolare dall'informazione di vendita, perché noi appunto siamo il distributore nella filiera, no? Diciamo, certo, di live entertainment, quindi siamo anche il touch point ufficiale attraverso cui tendenzialmente gli utenti hanno l'informazione degli eventi che sono in programmazione e di quando vanno in vendita. Ovviamente se parliamo di Gen Z, questo approccio non è più sufficiente, rimane comunque valido ed efficace, ma non è sufficiente, perché appunto la Gen Z ha bisogno di contenuti che siano più ingaggianti, no? È un pubblico nuovo, essere, diciamo, esatto, un pubblico assolutamente nuovo. E aggiungerei, oltre a essere un pubblico nuovo, è un pubblico che, rispetto a quello che citava Elena, noi costruiamo la nostra event journey usando appunto l'informazione di vendita, che è quella distintiva del distributore. Tipicamente l'utente è molto ingaggiato da Ticket One nel momento in cui si annuncia e va in vendita un evento. Poi si diluisce questa relazione con il cliente fino a diventare di nuovo puntualmente più alta nel momento in cui si avvicina la data evento. Questo anche per tematiche di servizio, poi naturalmente il tema della nominatività ha introdotto anche aspetti come la rivendita e il cambio nominativo che diventano di servizio più cruciali vicino alla data evento. Quindi questa customer journey vedeva una certa, un andamento molto diverso tra il momento apicale della partenza delle vendite e quello finale del svolgimento dell'evento stesso. Invece la generazione Z, come abbiamo intercettato durante il 2022, è attenta sulla comunicazione lungo tutto il percorso della customer journey, che quindi va dall'annuncio dell'evento, se non prima rispetto all'artista che naturalmente ha il suo canale di comunicazione, certo, ufficiale diretto con i suoi utenti, fino ad arrivare allo svolgimento effettivo dell'evento, e a cui sempre di più si è associata la comunicazione di ulteriori date. Quindi la data evento è diventata poi un momento informativo da parte e naturalmente di accentuazione della relazione con il cliente nel momento in cui nuove date vengono annunciate collegato allo svolgimento delle date in essere. Esatto. Quindi un trend che si alimenta ulteriormente nel momento in cui lo svolgimento delle date porta a nuove date, quindi nuova informazione di vendita e nuova event journey da costruire rispetto alle nuove date. Esatto, qui TikTok va da sé, stiamo parlando di generazione Z, è il luogo. Cambio slide, che così magari abbiamo anche... Oh, scusate. Assolutamente sì, ma non solo perché è la piattaforma dove è presente per la maggior parte la Gen Z, diciamo che la Gen Z è il 60% circa, no, di tutto il target presente, sì, sulla piattaforma, ma anche e soprattutto perché questa generazione tendenzialmente sta cominciando ad utilizzare la piattaforma proprio come, quasi come se fosse un motore di ricerca, a volte anche in preferenza rispetto a Google. Cioè è sulla piattaforma di TikTok che questa generazione non solo cerca le informazioni sui prodotti, ma soprattutto grazie al suo essere basato, no, TikTok è una piattaforma sound on, no? Quindi sì, tendenzialmente è il luogo ideale per loro per scoprire nuova discovery, no? Quindi per una ticketing company è assolutamente indispensabile essere lì, no? Dove stanno parlando degli eventi e dove si stanno formando i trend, in modo da poter dare in modo tempestivo anche l'informazione collegata alla vendita, che appunto rimane comunque sempre il core della nostra comunicazione. Certo. E aggiunto anche ovviamente la necessità di creare più engagement nei confronti del brand. Anche da questo punto di vista, essendo TikTok una piattaforma comunque community based, sì, no? È comunque il luogo ideale in cui riuscire, soprattutto per un brand di musica, a creare engagement nei confronti del brand, ma anche stesso dell'evento, e a creare anche una sinergia con i contenuti che già facciamo, no? Cercando di stimolare quella partecipazione, quell'interazione organica degli utenti a tutti i contenuti che noi facciamo e soprattutto la condivisione, no? In modo da diffondere poi sempre di più anche la conoscenza dell'evento di cui stiamo andando a parlare. Perfetto, e Eliana, esatto, alla luce di quanto detto, quali sono state le peculiarità appunto di questo sbarco, di questo atterraggio sulla piattaforma TikTok?
Esatto, ecco, grazie Elena che mi agevoli la prossima slide. Fondamentalmente, ecco, noi come partner di Ticket One abbiamo lavorato su quella che era fondamentalmente la sinergia principale tra Ticket One e TikTok, cioè l'intrattenimento e il raccontare quello che è l'esperienza del vivere Ticket One al di là del puro acquisto del biglietto, ma di tutta l'esperienza che un utente vive dalla preparazione al vivere l'evento stesso, al post e a quindi continuare a vivere la piattaforma per tutte le sue molteplici caratteristiche. E quindi appunto non solo info su eventi e standard ADV, assolutamente no, ma soprattutto tanta ironia, tanto coinvolgimento, tanta fantasia e sicuramente anche tante risate, perché se avete avuto modo, anzi se non avete avuto modo fatelo adesso, di andare sul canale TikTok di Ticket One, vedrete dei contenuti molto disruptive, molto diversi e anche molto inaspettati, perché magari da un'azienda come Ticket One non ci si aspetta di effettivamente andare a scardinare quelli che sono i linguaggi tradizionali, e invece l'abbiamo per fortuna fatto ed è la modalità giusta su cui andare su TikTok, con un linguaggio veramente autentico, anche non voglio dire poco costruito, nel senso poco patinato, ma è quello che si deve fare su TikTok oggi, certo. Quindi abbiamo fatto esattamente questo e quindi abbiamo parlato di ticketing ma in maniera alternativa. Anche aggiungerei, per superare un po' quelle che sono storicamente sempre state le nostre limitazioni, no, da questo punto di vista, soprattutto sulle piattaforme social, cioè nel senso noi siamo comunque legati a quella che è la comunicazione che l'organizzatore ci chiede di fare, l'organizzatore, certo. Il management, certo. Dell'artista, quindi è una filiera, gli artwork, cioè, autorizzati, comunicati, stampa, quindi era comunque difficile, no, approcciare il canale TikTok parlando direttamente dell'evento, quindi abbiamo dovuto sperimentare e trovare delle soluzioni alternative per far trasferire, no, le emozioni che si vivono nei live in modo indiretto. In questo devo dire che credo che siamo comunque riusciti a fare un buon lavoro. E forse anche prima, perché adesso, mentre una volta la narrazione era l'evento, adesso sui social si capisce che anche l'acquisto del biglietto per l'evento è narrazione. I grandi eventi, Taylor Swift, Harry Styles, eccetera, sta diventando un prodromo dell'evento. Esatto. Ogni elemento è un appiglio per creare un contenuto e la cosa bella appunto è che proprio la sperimentazione, come diceva anche Elena, su TikTok devi sperimentare perché non c'è una regola e infatti ci stupiamo anche noi molto spesso di alcuni video che noi testiamo, vediamo se vanno e a volte hanno dei numeri pazzeschi totalmente inorganico, ma lo sappiamo anche noi insieme al video stesso quando lo pubblichiamo, non c'è nulla di troppo premeditato, purtroppo per fortuna, perché poi è il bello di questa piattaforma, perché ci premia nella maniera più spontanea possibile e ovviamente c'è un lavoro creativo grande dietro, però c'è anche tanta spontaneità che nasce in piattaforma e siamo noi stessi che dialoghiamo con gli utenti e dagli utenti stessi ricaviamo poi probabilmente delle future creatività, cioè nasce tutto day by day e la continuità su un canale come TikTok premia, quindi essere presenti always on è qualcosa che lo si può fare e lo si deve fare, perché altrimenti non si perde il grip di quello che è poi la risposta dell'utente in piattaforma. Io su questo aggiungerei che naturalmente tutto quello che è stato detto si collega in un tempo particolare, cioè il lancio del canale TikTok è avvenuto non tanto tempo fa, gennaio 2023, e l'abbiamo collegato anche alla prima partecipazione come diciamo partecipante ufficiale del gioco, tra virgolette, collegato a Sanremo, che è Fanta Sanremo, e unendo poi anche un contest specifico relativo alla partecipazione a questo gioco che ci ha dato anche il là di creare contenuti affini a questo nuovo modo di comunicare, più creativo, anche ovviamente slegato dalla rigidità in cui siamo coinvolti anche in termini di tempi, perché forse una cosa che meno è noto è il percorso industriale della comunicazione sugli eventi. Tutti magari immaginano che, non so, l'evento che parte oggi in vendita ha avuto una storia di preparazione tra annuncio, messo in vendita, ampio, magari di qualche settimana se non di mesi. In realtà la nostra pianificazione è quasi istantanea, in molti casi l'informazione di cosa annunciamo e di cosa apriamo le vendite è in realtà di qualche ora anticipata rispetto alla nostra conoscenza e alla possibilità di mettere a terra tutte le azioni
non solo di comunicazione, ma ovviamente anche di predisposizione di quella che è la messa in vendita con tutte le regole, le complessità. Quindi che naturalmente questo porta. La reattività è fondamentale. Reattività è un elemento centrale. Anche creativa. Soprattutto creativa. A cui abbiamo portato, diciamo, i ragazzi di Cosmi, che esatto. Poverini a volte credo ci abbiano odiato, perché magari l'informazione diventa, che poi noi non potevamo, anche quando magari arrivava leggermente prima, ovviamente non potevamo condividere, quindi è stato sempre, in molti casi è stato tutto un last minute, è un doverci inventare anche un contenuto magari senza artwork, senza nulla, no, che potessimo utilizzare, quindi come dicevamo quel cercare di creare dei contenuti che parlassero di quell'evento, ma in modo, diciamo, laterale. E il challenge è anche coinvolgere sempre di più una supply chain in questo, perché naturalmente questo tipo di contenuti è una battaglia, perché naturalmente l'organizzatore non è che ha tutto a disposizione, l'organizzatore dell'evento non è l'etichetta musicale, non è l'artista da un punto di vista di responsabilità, quindi è chiaro che coinvolgere sempre di più sul lato ticketing questo tipo di contenuti diversi non è affatto banale, come menzionava prima Eliana. Proprio il gioco, tra virgolette, la sfida è proprio quella di trovare un modo, anche molto spesso in assenza di contenuti utilizzabili, per veicolare una comunicazione diversa e naturalmente attraente in maniera diversa, non finalizzata meramente alla decisione di acquisto impulsiva collegata alla comunicazione, ma alla diffusione di quella che è la programmazione che in realtà nasce in maniera molto veloce su TikTok. Sì, anche perché comunque una delle sfide per noi è stata non solo costruire il canale, no? Ma cercare di mantenere vivo l'interesse, proprio perché di fatto noi non riusciamo ad avere tantissimo contenuto che sia, diciamo, realizzato anche, no? Sul luogo dell'evento, che magari è il contenuto un po' più... no, sound on, più ingaggiante sulla piattaforma, perché noi poi non solo per, diciamo, i limiti che abbiamo essendo un distributore ufficiale, ma anche e soprattutto perché comunque essendo una company su TikTok non abbiamo accesso alla libreria commerciale, no, come un utente qualsiasi, quindi insomma da quel punto di vista per noi era importante creare il contenuto che comunque tenesse gli utenti lì, no? Certo. E non gli facessi dire sì, ok, ho visto questo contenuto, quindi, poi dimentico ciò che tu hai. C'è un discorso di costanza. Di costanza, quindi. Di costanza e di engagement continuo. Non sapevo se andare avanti con le in realtà, ma... Dicevo, ma detto che... Ok, perfetto. Esatto. Sì. Questi, esatto, sono qualche... dà l'idea, diciamo, dei volumi dei quali stiamo parlando. Cioè. Questo è l'inizio del canale, quindi come abbiamo aperto il canale Ticket One, l'abbiamo fatto con un creator che probabilmente conoscerete, che è Numero Verde, e che in effetti ha stupito tutti, in realtà da una parte abbiamo scelto un creator che era perfettamente adatto ad annunciare l'apertura di un canale Ticket One, ma che ha generato dei numeri organici pazzeschi, cioè 90.000 views organiche senza nessun tipo di advertising su un canale brandizzato. Vi assicuro che per esperienza gestiamo più di 30 canali TikTok, è un'eccezione pazzesca. E in più anche i follower, quindi persone interessate a seguire, perché su TikTok i follower non sono assolutamente una metrica, no? Rilevanti, perché si guarda più il contenuto singolo, e invece qui persone veramente interessate a sapere dal primo video come sarebbe continuata la storia di Ticket One. Quindi guardiamoci come abbiamo aperto il canale. Che tu Anna arriva su TikTok ed io sono onorato di dirvi che finalmente le domande che ricevo ogni giorno, cioè come fai a conoscere tutti i concerti, come fai ad acquistare sempre tutti i biglietti che vuoi, hanno finalmente una risposta, perché seguendo questo profilo non solo vedrete curiosità e contenuti esclusivi sui vostri concerti preferiti, ma sarete inondati da una pioggia di fortuna che consentirà anche a voi di acquistare tutti i biglietti che desiderate, mandando questo video a quante più persone possibili ed invitandole a seguire a loro volta il profilo. Moltiplicherete la quantità di fortuna che vi accompagnerà nell'acquisto dei prossimi biglietti. Ecco, quindi questo è stato sicuramente un lancio di successo molto TikTok style. Lui è un bravissimo comunicatore, un creator, quindi una persona che effettivamente sa come si comunica su TikTok, che ha tantissimi follower lui stesso, più di quasi 300.000, quindi insomma la persona adatta a parlare di questo tipo di argomenti. E dopo di lui una lunga sfilza di altri creator, molti anche al di fuori dell'ambiente musicale, per esempio mi viene da menzionare Cake Design Lab, che si occupa di creazione di torte, quindi non c'entra nulla, però facciamo vedere anche questo contenuto. Questa volta mi è stata commissionata una torta per un cliente davvero particolare.
ma solo alla fine del video capirete di chi si tratta. Partiamo con la farcitura. Cremosa al cioccolato bianco, fragole fresche e gocce di cioccolato fondente. Una volta farcita sono passata al primo strato di crumb coat e poi alla stucatura. I colori che ho utilizzato sono ovviamente i caratteristici del logo e già qui potrete iniziare ad avvicinarvi. Ho fatto i miei soliti ciuffi di crema al burro e poi la scritta. Vi do intanto qualche indizio. Sicuramente qualcuno di voi almeno una volta avrà utilizzato questo sito e questo tipo di servizio per rendere una giornata indimenticabile. Detto questo, sono poi passata alla realizzazione della scritta che vi svelerà tutto. Sono curiosa di sapere se c'eravate arrivati o se vi è servito arrivare alla fine del video per capire di chi stavo parlando. E qui si parla appunto della 25 anni, no, di Ticket One, oltre un milione di video views, che possiamo dire quindi fondamentale per qui si parla proprio di awareness, upper funnel, non dobbiamo per forza vendere il biglietto ma parlare di Ticket One in generale. Invece parlando di relatable content, qui c'è Massimiliano. Dice su di te col vostro principino. Ragazzi, ragazze, mi raccomando, per litigare ci vediamo nei commenti. Se sei una donna e sei andata al concerto dei Maneskin e hai visto Damiano che si spoglia tutta, allora sei incinta. Se sei un uomo, anche. Ah, e poi sei una di quelle persone che ai concerti si lamenta. Io li seguo dal 2016 X Factor, chi è tutta sta gente? Via, voglio vederli, solo io sono miei. Se sei andata al concerto di Harry Styles o devi andare al prossimo, innanzitutto fammi vedere il biglietto. No, non te lo rubo, dammi sto biglietto. Harry Styles poi non è solo il tuo cantante preferito, è tutto il tuo universo ed è anche l'unico motivo per cui dopo il 2016 ti è tornato il sorriso. Se sei stato al concerto di Lazza, o lo ascolti dagli inizi quindi ti lamenti di tutta la gente nuova, o sei la gente nuova, quindi mamme che l'hanno scoperto a Sanremo, zie, nonne, nipoti, parenti, tutte quanti. Per ultimo abbiamo Ultimo. Troppo simpatico. Se sei stato al concerto di Ultimo, o sei una ragazza o sei una ragazza, no scherzo, vanno anche i ragazzi, scherza. E ogni volta che Ultimo è andato a Sanremo hai perso degli amici, perché come ti permette a dire Ultimo è bravissimo, doveva vincere. Si potrebbe dire che ho perso le staffe all'Ultimo. Ecco, questo per esempio è il classico esempio di contenuto che abbiamo realizzato per parlare di eventi in modo indiretto, no? Alternativo. Questa selezione di artisti erano tutti artisti che in quel momento avevano delle vendite, diciamo, in corso, quindi era un modo di appunto andare a promuovere l'evento però utilizzando il linguaggio autentico e ironico della piattaforma. Corretto, esatto. E tra l'altro ci tenevo a sottolineare la lunghezza del video, perché TikTok funzionano di solito video da 6, 10, 15 secondi al massimo. Questo supera il minuto, ma nonostante questo ci tiene incollati al video, lo vogliamo ascoltare fino alla fine. Anzi, ha avuto anche questo quasi appunto un milione di video views. Perché? Perché comunque abbiamo utilizzato dei creator che sanno comunicare e sanno far sì che si rimanga a guardarlo fino alla fine. E hanno chiesto anche la parte 2 e la parte 3, direi. È vero, infatti abbiamo continuato poi con altri, esatto, perché poi sono ragazzi che utilizziamo un po' come ambassador, no? Rappresentano un po' la piattaforma e li utilizziamo più spesso nel corso dell'anno, però sicuramente lui è uno dei contenuti più amati. E infine, simpaticissimo, il gioielliere, lo farei vedere perché è anche questo un personaggio magari inatteso, ma che abbiamo saputo utilizzare. Ciao. Ciao. Ho una richiesta particolare. Volevo verificare se questo biglietto è autentico. Vediamo. Lui come gioielliere controlla che i gioielli siano veri. Questo è un biglietto gold. Sì, questo è autentico, l'hai preso su Ticket One? Sì, come fai a saperlo? Perché Ticket One è un rivenditore autorizzato e è sempre meglio stare lontani dai siti di rivendita non autorizzati per evitare brutte sorprese. Quindi con questo sei sicuro. Ah, capisco, grazie. Allora continuerò a comprare su Ticket One. Assolutamente. Grazie, ciao, grazie a te. Ecco, questo tipo di personaggi su TikTok sono fantastici perché hanno magari una super nicchia, un super argomento super dettagliato, come in questo caso lui che ti fa vedere il gioiello e ti dice se è vero o falso, però utilizzabili magari anche in altri contesti. Quindi è lì il gancio creativo che va trovato e adattato e fatto adottare al brand, in questo caso Ticket One. Posso agganciarmi a questo per dire una cosa, ma in realtà è anche un modo per dire ufficialmente delle cose che il pubblico non considera in maniera così naturale. Noi oltre a Ticket One abbiamo una piattaforma di rivendita ufficiale che si chiama Fansale, che in realtà è attestato tra i primi 10 siti di tempo libero in Italia e tra i primi di biglietteria, quindi lo consideriamo separato al mondo Ticket One, ha un brand che è Fansale, però tecnicamente esprime tutta la relazione con Ticket One come se avviene sul mercato primario, quindi tecnicamente è collegato alla possibilità di rivendere biglietti con nominativi collegati, quindi
consente, come dice la normativa, di poter rivendere i biglietti seguendo le procedure che sono collegate ad essa, ma nello stesso tempo esprime la possibilità e dà la possibilità agli utenti che non possono più andare agli eventi di avere un luogo, un marketplace dove trovare le offerte, trovare biglietti autentici e poterli trovare allo stesso prezzo originale di acquisto, essendo sicuri di quello che comprano. E questo purtroppo, come sappiamo, ancora in Italia è consentito su altri siti non ufficiali, e naturalmente questo è sempre anche il modo di spiegare cosa devono fare gli utenti per non avere brutte sorprese e di poter sfruttare quello che in realtà è una piattaforma che, come dicevo prima, assolve questo duplice obiettivo e interesse del pubblico: poter vendere e poter acquistare ciò che non sono stati in grado di acquistare al momento della messa in vendita e magari trovarle all'ultimo minuto, ma nello stesso tempo essere sicuri di quello che stanno comprando. Giustissimo. Andando avanti, altri esempi, non so se... No, prego, prego. Sì, sì, sì. Gli facciamo vedere, no, Elena? Che dici? Ma sì, io direi di sì, perché sono appunto tutti esempi. Veronica? Non so se conoscete Matto Varini, ma fa molto ridere. Che senso usare i prezzi dei biglietti? Lui fa tutti i suoi sketch. Ma no, assolutamente no, che non alzare i prezzi dei biglietti di un concerto. Di un concerto di cui biglietti abbiamo aperto la vendita 48 ore fa, ragazzi, ma che dite? Che me ne frega a me, ma a parte che l'artista non alza, anzi non decide proprio i prezzi dei biglietti, cioè vorrei aprire un attimo e chiudere le parentesi qui. Noi assolutamente non alziamo i prezzi, che facciamo una figura di scemi proprio, pezzenti, taccagni, che vedono che il concerto va bene, alziamo i biglietti, ma di che parli? No, dille assolutamente no, dici di chiamare me piuttosto, io non alzo nessun prezzo di un biglietto. Noi abbiamo aperto la vendita dei biglietti su Ticket One per di più 48 ore fa, quindi voi sapete quanto sono 48 ore? Sono due giorni fa. Ok, non sceglie lei i prezzi. Che senso nel camerino vuole un sasso? Che sasso? Ah sì, io dove lo prendo questo sasso? Guarda, penso 10 anni che faccio concerti a San Siro, non mi è mai arrivata la richiesta di un artista che vuole un sasso nel camerino. Cioè, un sassolino portafortuna, cioè ornamentale. Passami un attimo Giulia, glielo chiedo direttamente. Passamela. Giulia, scusami, mi fai un piacere. Dato che so che tu vai a Carrara per l'evento, vuoi vedere se trovi un sasso che lo vuole in camerino per la data del 26? Dice che portafortuna. Ma non nelle miniere di Carrara, intendo, dato che a Carrara in un locale commerciale, un negozio. Giulia, ma... Oh, un basso intendi allora? Ragazzi, ma un basso è uno strumento. Che cavolo dici sasso? Scusami, sei cretina pure tu? Cioè, non ti voglio offendere, però scusami, sei cretina, perché se tu mi dici sasso, io mandavo a quella a prendere il sasso, mo. È un basso, vuole un basso, è diverso. Vabbè, senti, comunque sono quasi arrivato in ufficio, per dirti. Chiama quelli di Ticket One e chiedi a loro per i biglietti. Io non so quanto sono rimasti, non mi importa proprio, ci sentiamo dopo. Ciao, grazie, vero, un bacio. Così le urla intanto. Questo è ultra lungo, però Matto Varini fa degli exploit pazzeschi. Sì, no, ma le pare normale. Su TikTok. Il concerto voleva un sasso. Io ho detto, no, questi sono pazzi. Sono artisti. Buona giornata. Ecco, questo era proprio il classico esempio con cui abbiamo cercato di intrattenere verso il brand Ticket One, no? Semplicemente intrattenere, proprio perché era un modo per cercare anche di avere un po' quell'identità e quell'immagine più fresca, no? Rispetto a quella, sì, del passato, sì, nei confronti della Gen Z. Questo credo che sia uno dei video più riusciti da questo, esatto, punto di vista. Che tipo di contenuti si sono rivelati più efficaci? Perché appunto abbiamo visto diversi tipi, sì, bello, però quelli che hanno avuto più presa in base ai fini che avevate appunto. I numeri parlano da sé, diciamo che appunto sicuramente contenuti di questo tipo che fanno ridere o che creano una risata o un engagement, ironia, anche il prossimo è comunque sì, 64.000 views, ma sono puramente organiche, cioè ci tengo a dire che veramente su TikTok è difficilissimo fare questi numeri senza una spinta TV, e quindi comunque anche a livello di soprattutto di risposta dell'utente l'engagement rate è molto molto alto, quindi commenti, shares, like, cose che non su Instagram ormai sono preistoria. E c'è da dire una cosa che sdrammatizza comunque una fase nell'esperienza del live,
che prima di solito era vissuta come un qualcosa di opprimente, stressante. Come per esempio questo video, il prossimo esattamente mostra questo tipo di stress. Ed era proprio creato in quell'ottica lì, no? Esatto. Ironizzare un po' su quello per cui invece su altri social in passato ci ricoprivano a volte di insulti, diciamoci la verità, no? Perché quando c'è l'ottivenza ovviamente ci sono tante persone che vogliono acquistare biglietti, ma i biglietti sono limitati, quindi c'è per forza di cose qualcuno che rimane scontento, e questo ha sempre creato, no, un po' di sentimento negativo, almeno nell'immediato, no? Nei confronti. Esatto, però c'è da dire una cosa, beh, adesso vedremo il video, però è cambiato proprio l'atteggiamento nei confronti dell'intera esperienza da parte dell'utente. Cioè, prima l'ironia non era una cosa che mi aveva preso in considerazione, adesso mi pare, a giudicare dai numeri, leggo i numeri, che comunque l'ironia faccia parte di questa cosa, cioè la gente sia disposta a prendere anche con ironia il fatto di non trovare un biglietto. È così? Decisamente, okay. sì, anzi, e l'abbiamo voluto raccontare anche un po' per drammatizzare, ma anche per far vivere l'evento comunque nella sua interezza, perché anche magari la parte un po' meno allegra fa parte comunque del processo di vivere un evento. Quindi vediamo cosa ha fatto Nicola Conversa. 1000 persone in fila davanti, ma li prendo io i biglietti. Io non posso usare lo smartphone, devo stare forza davanti al computer. Amore, io sono stanca di questa relazione, sto per andare via. Se non ti alzi un viermi, io ti lascio. 999 persone davanti, dai che li prendiamo. Dimmi i tuoi dati. No, Luca, non dirmi quanti anni hai, dimmi l'anno. No, non lo so fare il calcolo se mi dici l'anno, non ci riesco. 21, quindi quanti so, quanti anni? Versa, può condividere lo schermo per la presentazione? No. Siamo i vigili del fuoco, ce ne devono fare una palazzina, c'è un incendio. No, che faccio? Ma cosa sto facendo? Manca solo lei. Dai. Che significa che rincode la pagina sbagliata? Ok, quindi vado su Ticket One, vento, prenoto. Facile. Tu come facile a sapere che i biglietti erano lì? Ah, li segui su TikTok. Datti la carta. Dov'è il portafoglio? Sono un cretino. Lui nonostante tutto, ecco, rimane fedele all'acquisto, e quindi esatto, la lascia la fidanzata, arrivano i vigili del fuoco, ma lui insomma aspetta, rimane che lì. Finisca la coda. Peccato davanti. Che poi esatto. Sì, beh, ultimo ci sono anche altri, però ecco, anche in questo caso lo faccio andare mentre magari parliamo. Qual è il concerto per il quale faccio più ore di fila? Andiamo a chiedere. Però diciamo che ecco, Come On Kay, bravissima, in cui lei intervista le persone che ci credi che aspettano l'evento, intervista persone post evento. Questo è il primo. Oddio, questo è il primo concerto. È il primo concerto, è il primo concerto che vado nella vita mia. Questo è il primo. Giovanotti. 9 ore. Gli Arctic Monkeys, 5-6 ore. Perina Gramaro, di cui sono fan. Perché inizio la sera prima, sempre. Ultimo, 1 ora. Secondo me questo sta battendo i record. Siamo qua dalle 10. Questo? No, siamo arrivati alle 10, noi veniamo dalla Puglia, da Barletta, quindi abbiamo fatto 6 ore di viaggio. Siamo partiti alle 4 di stanotte. Beh, che dire allora, buon concerto a tutti. Roma! E voilà. E poi c'è tutta una serie di contenuti, al di là dei creator, che possiamo realizzare, che abbiamo realizzato e realizziamo internamente, appunto, senza per forza la presenza di un volto, ma che comunque continuano a raccontare l'esperienza di Ticket One, appunto, dalla promozione del servizio, all'annuncio di un evento, a un TG che racconta quelli che sono i prossimi eventi. Ora non so quale o quanti vogliamo far vedere, se vogliamo far vedere tutti, ma magari... Da LTG, LTG è veramente carino, però ecco, non so quanti minuti abbiamo. Anche le stile. Qua è partito tutto, aspetta. Ok. Li ho fatti partire tutti, scusate. È che purtroppo non si stoppa il primo. Fatto il secondo di automatico. I vari, ecco, tipologie di pacchetti per curare il proprio... Pacchettino Meadow. C'è sempre un biglietto Ticket One all'interno dei pacchetti che vengono fatti. Ecco, questa è un po' l'idea creativa. Invece il secondo video, purtroppo il primo non si stoppa, ma non so se c'è qualcuno in regia che può stoppare. L'altro è esploso nel frattempo. Sì, esatto, è esploso. Quindi anche il secondo contenuto, per esempio questo qui, è
tutto, cioè è molto semplice, è un contenuto semplice, con delle foto, però c'è uno storytelling dietro, ok? Quindi comunque c'è un pensiero creativo dietro, nulla è lasciato al caso, ecco. Sembra una cavolata, a volte dicono vabbè, un video TikTok, ci metti 2 secondi. No, ci sono ore di lavoro anche per fare un contenuto di questo tipo, perché comunque va pensato nella maniera giusta. E devo dire questo, scusami se ti interrompo, prego, prego. Questo era proprio uno dei modi che dicevamo di poter annunciare gli eventi senza avere del materiale, diciamo, utile, no? Perché questo di fatto era l'annuncio di Calcutta, però non con il semplice artwork, no? Ma c'era tutto, appunto, lo storytelling, cosa fai quest'estate, hai impegni? Sì, ce li ho gli impegni, devo andare a vedere Calcutta. Quindi è un modo, diciamo, più creativo di dare l'informazione di vendita. Esatto. Mentre in questo caso abbiamo appunto un altro esempio di event promotion con un... qual è il nome di questo tipo di... esatto, la slot machine, esatto, quindi che c'è Calcutta. Questo pochissimi secondi, però insomma, ecco, efficace. E infine il TG. Bentornati all'edizione ordinaria del TG Ticket One, grandi eventi, grandi concerti, con noi stai sicuro che ti diverti. Dopo lo spoiler dal vivo possiamo ufficializzare che Marra e Gui vi faranno tornare indietro nel tempo con un fantastico Santeria Live in occasione delle 2 tappe del Marrageddon Festival. Altra notizia bomba, Playboy Carti ha annunciato una tappa nel nostro paese. L'appuntamento è il 27 novembre al Mediolanum Forum. Parlando invece di nuove coppie, in questa edizione vi ricordiamo che Coez e Fra Quintale saranno insieme in tour nei principali palazzetti della penisola per inaugurare il 2024 da sogno. Se l'attesa per la terza stagione di Euphoria del 2025 vi sembra eccessiva, potete sempre ingannarla con i concerti di Dominic Fike al Fabric di Milano l'8 ottobre. Ultimo, ma non ultimo, ultimo che ci ricorda. Ricorda che la favola continua e annuncia 6 dati negli stadi. Ci vediamo lì. Ok, poi esatto. Arriviamo a quest'estate. Al mio preferito. Giusto? Esatto. Questa è una case bellissima che abbiamo presentato ai TikTok Awards e che meritava di essere presentata perché abbiamo voluto andare oltre al piano editoriale classico e ci siamo affidati veramente a una classica cosa che accade ad agosto quando ci sono le ferie di tutti, ma non tutti in vacanza, ma chi rimane a lavorare? Lo stagista. Da una storia vera. Da una storia verissima, da una storia verissima, abbiamo creato questo tipo di engagement totale durante tutto il mese di agosto. Collegato sempre però all'annuncio di un evento. Perché certo, certo, ovviamente legato a Ticket One, certo. Buongiorno prof, ma essendo Ticket One una parola inglese, non sarebbe più corretto in Italia chiamarlo Billets Uns? Oddio, ora vi rispondo. La traduzione corretta è proprio quella riportata da voi, bravissimi, Billets Uns. Ecco, non so se conoscete, lui è un altro creator che appunto storpia tutte le parole in inglese, adesso anche in francese, e questo noi abbiamo commentato un suo video e lui ha fatto un contenuto totalmente spontaneo, organico, da questa cosa. Quindi TikTok è esattamente questo, ingaggiare la community e far sì che siano gli utenti a darci poi gli stimoli, no? Prego Elena. No, no, appunto era quello che dicevamo all'inizio, no? Cercare di fare in modo che poi sia la community stessa a interagire organicamente e a condividere poi i contenuti collegati a Ticket One. Se non anche gli artisti, perché qui Mecna ha commentato un nostro video in cui appunto, facciamolo vedere,
simulavamo la creazione di una grafica per un suo concerto e lui ci ha commentato: mi mandi il PSD, ovviamente ironico perché era volutamente... È stato volutamente... anche un grafico lui. Esatto, esatto. Aveva un background. Ecco, esatto, esatto, quindi però volutamente insomma abbiamo voluto fare una grafica di questo tipo per creare anche commenti, poi alla fine è quello che vogliamo che se ne parli. E i commenti, devo dire, sono sempre tantissimi sotto. Esatto, questo è importante. La cosa che ci differenzia rispetto ad altre piattaforme, Instagram incluso. Totalmente, sì, sì, sì. La media di engagement rate su Instagram oggi non supera il 2%, su TikTok qui abbiamo raggiunto il 14%, il 16%, il 20%, è veramente un unicum. Ecco, e con sì. Un sentiment anche molto positivo come magari mostreremo. Decisamente, decisamente. I numeri parlano da soli. E quindi ora vedremo se questo stagista, chissà se tornerà, dovete seguire il canale TikTok per scoprirlo. Ecco. Se lo assumeremo. Perché se poi... lo assumeremo, perché ancora è ancora in stage, sì sì. Vediamo. Detto ciò, allora, questo è il quadro, si lavora con pochissimo preavviso, praticamente in tempo reale, c'è uno sforzo, perché c'è uno sforzo grande dietro, anche a fare i contenuti quelli più grafici, più semplici. Come si è instaurato il rapporto tra l'agenzia e il committente, diciamo, quali sono le dinamiche, perché qua si deve per forza lavorare in tandem, non è un outsourcing, ecco. No, assolutamente, cioè... non è una scelta di un esatto. Fornitore, assolutamente, esatto. Ma la prima cosa complicata non è la selezione, ma la spiegazione in che mondo entra, differente da tutti gli altri, se vogliamo, quella di un distributore di eventi, e naturalmente collegata alla, diciamo, alla necessità di farlo come azienda e non come, diciamo, attore singolo che si muove in un mondo senza diritti, senza problemi di copyright, senza problemi di relazioni con gli altri attori della supply chain, che naturalmente in questo devono essere coinvolti, come dicevamo all'inizio, sempre di più nell'avere lo stesso obiettivo. E quindi questo è stato una ricerca non facile, ma che devo dire, almeno per quanto riguarda i risultati, ha premiato noi nel rapporto e nella scelta di Cosmi, che si è completamente calata nella nostra realtà e anche nella nostra complessità di tempi e di disponibilità di risorse di comunicazione. E lì anche una scelta di come comunicare, cioè non scegliere, se vogliamo, la strada degli influencer noti, ma di lavorare su quello che era il gap più ampio che avevamo, cioè i contenuti adatti per un canale che diventa mainstream per la generazione Z, non solo, ma che ha bisogno di altri formati rispetto a quelli per esempio in uso in altri social media. Qua alle nostre spalle c'è una selezione di commenti positivi, divertiti, eccetera. Concludendo, mancano che non è una selezione fatta d'arte, cioè è proprio un sentiment positivo che si è manifestato sul canale in maniera spontanea. Sono centinaia i commenti di questo tipo. Per concludere, un parere da tutti e tre, questo spirito si può allargare dalla generazione Z ad altre? Cioè è estendibile il futuro sia... verso le fasce di pubblico più giovane che arriveranno, sia quelle invece già consolidate. È fattibile? È una via questa? Noi stiamo già lavorando sull'alfa. Quindi. L'alfa, esatto, sì, no, è già acquista, è già fan. L'evoluzione di TikTok stesso già ci dice che un 40% della popolazione di TikTok è Generation Z, il 60% è over 25, quindi comunque siamo già lì. È semplicemente che è cambiato il linguaggio di comunicazione, quindi è naturale che poi tutto parte dal basso e le generazioni più alte poi seguono, perché vogliono comunque essere al passo coi tempi, vogliono essere più giovanili, quindi è un movimento che tocca un po' tutte le piattaforme, nasce da TikTok ma poi si evolve anche in altre piattaforme, e quindi sicuramente TikTok lo agevola perché è nato con quel tipo di input, ma secondo me è un tipo di linguaggio pubblicitario che poi appunto poco patinato, che in realtà si sposa ovunque.
In parte io credo che comunque questo tipo di comunicazione stia già intercettando anche la fascia dei millennials, non solo su TikTok, perché appunto come diceva Eliana anche i millennials frequentano sempre di più la piattaforma di TikTok, ma anche su altri canali. Noi lo vediamo perché alcuni di questi contenuti che noi stiamo creando per TikTok li utilizziamo anche per il nostro canale Instagram, non tutti, solo quelli che sono più, che non sono linguaggio propriamente, no, TikTok style, ma quelli che si possono adattare anche per una scelta di tenere un po' differenziati i due canali, altrimenti un utente non avrebbe interesse, no, a seguirci su entrambe le piattaforme, ma per noi Instagram è comunque un punto di riferimento per poter dare più informazioni possibili sugli eventi che vanno in vendita. Però anche lì, appunto, che è una piattaforma dove c'è generalmente più fascia millennials, questo tipo di contenuti riesce ad avere grande successo. Se posso aggiungere un punto finale sulla collaborazione, secondo me se un brand vuole lavorare su TikTok, cioè il nostro esempio è calzante perché c'è flessibilità, apertura e un back and forth continuo, che non è sempre facile appunto trovare anche velocità di risposta, ma soprattutto apertura ad accogliere idee creative molto diverse da quelle che uno si può aspettare e accoglierle e testarle, perché su TikTok devi testare, non sai finché non provi, e quindi questa è una cosa che noi abbiamo trovato in Ticket One e che ha premiato finora molto molto bene. E noi ci siamo divertiti tanto. Ci siamo divertiti tantissimo e continueremo a farlo, ecco. Perfetto, ce l'auguriamo. Perfetto, il nostro tempo sta per scadere, io ringrazio tutti voi per essere intervenuti, ringrazio Milano Music Week e soprattutto Elena Malena, Giorgio Reti. Mi permetti di fare un ricordo, certo, perché certo. Siamo in una sala che porta Doveroso. Il nome di una persona che quest'anno è venuta a mancare, che è Vincenzo Spera, e quindi è doveroso ricordarlo in questo momento. Elia Salvi, grazie a tutti, buona Milano Music Week, buona grazie. Sera.